No, insomma, la verità purtroppo che si conferma che ho fatto bene a fare questo manifesto. Non tutti festeggiano la libertà e la democrazia, non tutti sono democratici. Chi con violenza, con insulti, proibisce alle persone di dire la propria opinione, peraltro nei confronti dell'assessore Fasolino, che è notoriamente socialista, insomma, ha una tradizione antica di antifascismo, è la dimostrazione, insomma, che ci sono purtroppo ancora i comunisti in Italia. Ed è un fatto storico. I comunisti durante la Resistenza non combattevano per la democrazia, combattevano per instaurare una dittatura dell'Unione Sovietica in Italia. Questo è un fatto che i comunisti hanno ucciso partigiani bianchi, che i comunisti non combattevano per la libertà e non lo dico io. Io nel mio manifesto, che non capisco, tant'è che i comunisti che mi hanno criticato sui giornali non hanno detto quali sono le critiche che mi fanno, perché il mio manifesto è inattaccabile, dice una serie di verità storiche. La critica alla resistenza non è una mia frase messa nel manifesto, ma è una frase del presidente Napolitano, che è un ex comunista pentito, che si è pentito di aver militato in un partito totalitario che era al servizio dell'Unione Sovietica. È un fatto storico che se non fosse stato per gli americani noi non saremmo liberi, ma saremmo stati, come tutto il resto dell'Europa dell'Est, sotto una dittatura comunista dell'Unione Sovietica. È un fatto storico che non sono solo civili quelli che si sono battuti per la resistenza, ma io ho esaltato anche i militari dell'esercito monarchico che hanno combattuto per la libertà dell'Italia. È un fatto storico che è giusto che gli italiani si siano battuti per la libertà, ma dobbiamo ricordare che gli americani e gli inglesi sono morti per la nostra libertà. Io spero che tra 50 anni in Afghanistan, magari su un monumento dedicato ai caduti italiani, ci sia qualche sindaco o presidente della provincia in Afghanistan che metta una corona. Noi non dobbiamo dimenticarci che ci sono tanti americani, tanti inglesi che sono morti proprio a Salerno per la nostra libertà. Non capisco cosa io abbia detto che non ti sia piaciuto. Ho citato che in un momento di festa del 25 aprile dobbiamo ricordare che purtroppo per alcuni italiani, quelli dell'Istria, della Dalmazia, della Venezia Giulia, il 25 aprile significa che sono dovuti scappare dalle terre dei loro avi, da dove vivevano da ogni anni, e sono dovuti scappare in Italia. C'è una giornata del ricordo che ricorda l'esodo degli scani. Mi sembra di aver fatto ho giustamente ricordato che abbiamo fatto una guerra di liberazione contro il nazismo. Ho giustamente ricordato che la guerra di liberazione rappresenta il punto fondante della nostra nuova Repubblica. Ho ringraziato quelli che della Resistenza si sono battuti per la libertà e la democrazia. Veramente non capisco, Senta, se non fosse che Presidente. capisco la malafede dei comunisti che gli dà fastidio che io ricordo che i comunisti non combattevano per la libertà, che gli ricordo che i comunisti hanno affisso i manifesti contro gli italiani dell'Istria di Dalmazia. Questi sono fatti storici, anzi noi abbiamo il dovere di celebrare dopo 70 anni, se no non avrebbe senso, il valore della libertà, della democrazia, non dell'intolleranza, della violenza, del comunismo e del totalitarismo. Senta Presidente, il segretario generale della CGIL, Tavella, come abbiamo sentito poco fa nell'intervista che abbiamo mandato in onda, dice che lei ogni anno mette in campo scientificamente una provocazione. Lei che cosa dice? Mi deve spiegare qual è la provocazione. Lui mi deve dire quale parte del manifesto non condivide e deve dire perché. Invece, siccome lui è un comunista che deve tutto nella sua vita al comunismo e ai comunisti, gli dà fastidio che io dico la verità, che i comunisti in Italia erano al servizio dell'Unione Sovietica, pigliavano pure i soldi dell'Unione Sovietica, è stato dimostrato. Ma lei stamattina come mai non era lì, ha preferito andare al Io non, cimitero degli le inglesi? spiego, non vado perché purtroppo questa manifestazione è in mano a una banda di facinorosi, come è accaduto e come è dimostrato, e poi perché ho scelto, come Presidente della Provincia, di ringraziare gli alleati, perché è normale che gli italiani si battano per la propria libertà, non è normale che gli americani e gli inglesi si battano per la nostra libertà, e quindi penso che ci sia giusto che almeno qualcuno vada in quel cimitero. Forse Tavella dovrebbe andare a ringraziare gli americani. Mi rendo conto che lui nella sua cultura giovanile era dalla parte dell'Unione Sovietica, dalla parte di Mao, dalla parte Qualcuno di dice, Pol Pot, ma io no. mi scusi Presidente, qualcuno dice che lei non era lì per evitare la contestazione. Ma non è Non è assolutamente così. vero. Io Un'altra sono
Cioè io sono 3 anni che non ci vado, non è mica il primo anno che ci vado, non ci sono mai andato, sono sempre andato alla manifestazione quella lì, perché ho scelto in maniera scientifica, su questo ho ragione, di celebrare il sacrificio degli angloamericani a Salerno in occasione del 25 aprile, perché la resistenza è importante sul piano politico, perché ha dimostrato alle nazioni democratiche e civili, che non sono l'Unione Sovietica, che è il riferimento culturale di Tavella, ma è gli Stati Uniti, quello è il nostro riferimento culturale e civile, non l'Unione Sovietica, la Cina di Mao Zedong, la Cambogia di Pol Pot, quelli sono i suoi riferimenti culturali di cui si dovrebbe vergognare. Io invece, il mio riferimento culturale è la democrazia, gli Stati Uniti d'America, la libertà. Un'ultima cosa, mi scusi, il prefetto, il neo prefetto di Salerno, che certamente questa mattina, almeno da quello che abbiamo visto noi, è rimasto molto preso da quello che è successo, ha notato la presenza tra le persone che protestavano di due sindaci, il sindaco di Serre e di Sicignano, se ricordo bene, che hanno manifestato con addosso la fascia tricolore, ed è rimasto molto colpito da questo. Lei che cosa può commentare? Uno che si chiama Palmiro, di cosa dobbiamo parlare? Si dovrebbe vergognare che si chiama come un assassino, un criminale, che era Palmiro Togliatti. Io, se mi chiamassi Palmiro, me lo toglierei, me lo cambierei come nome.